Aborto sicuro e garantito! Aborto sicuro e garantito! Aspettate che qualcuno di voi entra, non è che potete entrare tutti dentro. Non ve ne frega niente, vabbè, allora. A distanza di un po' di tempo tornate davanti all'Annunziata, perché? Torniamo davanti all'Annunziata perché non è cambiato niente. Le stesse condizioni di precarietà che noi registravamo all'interno del servizio di interruzione volontaria di gravidanza persistono anche oggi. C'è la manifestazione di interesse che non è ancora stata rinnovata, quindi per il momento c'è una sola dottoressa che sta svolgendo le interruzioni di gravidanza, e in generale non possiamo più accettare questo modo di affrontare la tematica dell'aborto. Abortire è un diritto, abortire è un servizio che il Servizio Sanitario Regionale deve garantire e non lo sta facendo, anzi c'è un ostruzionismo e un immobilismo palese contro il quale noi chiaramente oggi ci scagliamo violentemente. È chiaro che sulla questione dell'aborto con il nuovo governo si stanno facendo anche varie speculazioni, si dice che la 194 non verrà toccata, ma noi sappiamo benissimo, e lo sappiamo a scapito nostro purtroppo, che ci sono tantissimi modi per ostacolare questa cosa, per ostacolare il diritto di aborto e per non lasciarci scegliere del nostro destino. L'azienda ospedaliera al momento vanta una ginecologa, cosa vi preoccupa? Il servizio non è garantito continuamente, cioè se questa dottoressa va in ferie o si mette in malattia, automaticamente il servizio non è garantito. Siamo una delle province più grandi d'Italia, è impossibile che nell'ospedale principale di questa provincia questo servizio non venga garantito. Ci sono donne che la mattina si presentano qua per abortire e vengono rimandate di settimana in settimana. L'aborto è chiaramente una pratica che deve essere fatta in dei tempi ben specifici. Se questo non avviene è un danno che noi facciamo a tantissime donne ed è un danno che facciamo a loro per tutta la vita e anche ai figli che nasceranno. Noi abbiamo tantissime testimonianze e da anni che noi svolgiamo un lavoro di accompagnamento delle donne al servizio, le accompagniamo ad abortire, gli diamo il supporto che serve e spesso quello che ci viene riferito è che loro non riescono a farlo, quindi noi ci scontriamo quotidianamente con l'azienda ospedaliera per accompagnare queste donne e per fare in modo che effettivamente loro possano abortire. Questo non sta accadendo o sta accadendo a singhiozzo e noi non possiamo permetterlo, non c'è nessun tipo di servizio ospedaliero che dovrebbe funzionare in questo modo. Per esempio una ragazza qualche settimana fa è arrivata qua, doveva abortire, era praticamente al termine ed è dovuta andare ad abortire in un'altra provincia perché qua quella settimana la dottoressa non c'era. Non è possibile, questa cosa non può continuare in questo modo.